Buongiorno, benvenuti a questa zuppa di porro di oggi, martedì 9 luglio, e vediamo quali sono i temi fondamentali dei giornali. Ma insomma, sul governo il tema fondamentale è che si sono tutti quanti seccati con quello che sta facendo Salvini, cioè la manovra, dice Conte, roba mia, la convocazione delle parti sociali, cioè dei sindacati, sono questioni che devo fare io, perché Salvini, come sapete, ha convocato al Ministero degli Interni i sindacati, Confindustria, insomma, vuol fare anche il Ministro dell'Economia. Quindi il Corriere della Sera oggi decide di titolare Alt di Conte a Salvini. In realtà poi non si è deciso niente nell'incontro che è avvenuto a Palazzo Chigi, soprattutto sulla questione delle autonomie che sta tanto a cuore alla Lega. Frenata sulle autonomie è il tema fondamentale. Per quanto riguarda sempre i pettegolezzi del governo, pare, secondo il Corriere della Sera, che si possa fare un rimpasto. Io credo poco a questa idea del rimpasto. Il rimpasto sarebbe sostituire Toninelli e mettere al suo posto addirittura Patuanelli, quindi non cambia, diciamo, la fine del nome, speriamo la consistenza del ministero, e si dovrebbe sostituire questa. Questa è la notiziona Di Maio al Ministero dei Lavori Pubblici dello Sviluppo Economico con Fraccaro. Ma il tema più divertente della giornata, secondo me, è l'intervista bomba, la definirei così, fatta da Spatafora al Repubblica. Chi è Spatafora? È il sottosegretario alle pari opportunità ed è uno dei, diciamo, dei collanti di questo governo, perché è amico di tutti quelli che contano all'interno del governo, anche se defilato come sottosegretario, ha un peso importante nel Movimento 5 Stelle. Beh, e dice una cosa incredibile oggi, e cioè Repubblica titola, diversamente dagli altri giornali, su 33.000 donne che si sono rivolte ai centri per l'accoglienza e per la difesa delle donne che potenzialmente debbono essere maltrattate. Possono essere maltrattate, o sono maltrattate, o sono oggetto di violenza. Insomma, è un'attenzione nei confronti della donna. E che cosa dice Patuanelli? Scusatemi, Spatafora in queste interviste dice: attenzione, perché in Italia c'è una pericolosa deriva sessista. Allora tu dici: beh, insomma, queste donne forse dimostrano che in Italia c'è una grande emergenza, insomma, nelle violenze familiari e non solo. Poi vai a leggere l'intervista a pagina 3 di Repubblica e Spatafora dice: il punto è quando un ministro come Salvini, quando davanti alla questione del comandante Carola dice che è una criminale, una sbruffoncella, eccetera, è chiaro che c'è il sessismo. Io dico: porca miseria! Il problema del sessismo è che il ministro degli interni ha una che prova a violare come si dice, un decreto votato anche da lui, a una che cerca di mettere sotto quelli della Guardia di Finanza, non gli può dire che è una sbruffoncella, o meglio, se glielo dice diventa sessista. Ma questi sono impazziti completamente, sono completamente pazzi. Io non riesco a capire come possa domani sedersi Salvini con uno che pensa che lui sia la causa della deriva sessista, quando anche un magistrato, che poi dopo il GIP ha rilasciato, l'ha arrestata. Ma potrà ben dire che se una persona viola la legge che ha fatto lui col suo governo, quella è una criminale? O non lo può neanche dire? Beh, se no, voglio dire, se una donna, solo perché donna, può fare quello che gli pare, a Spatafora, ma che ti sei bevuto il cervello? Secondo me sì. Stupendo oggi Langone, due pezzi di Langone. Sul giornale ci spiega perché un cattolico può essere cattolico come lui ed avere una simpatia umana per Salvini, anche se lo contesta dal punto di vista politico, e andare d'accordo con il Santo Padre. E questo dice un super, ipercattolico Langone, quello che scriveva la preghiera e la preghierina sul foglio. Sul foglio oggi fa un altro pezzo, completamente diverso, e dice: hanno reso il Prosecco patrimonio dell'UNESCO. UNESCO, ma chi se ne frega, dice, il Prosecco è una schifezza. Sono bellissime le colline del Prosecco, quanto è cattivo quel vino che difatti venne utilizzato nel passato per fare lo spritz, dice lui in un pezzo stupendo. Vi immaginate mai che venga messo, scusatemi, un po' di liquore in un barolo? Devo dire che il pezzo è molto bello. Su i cattolici e Papa Bergoglio, anche la verità che titola Papa Bergoglio benedice le ONG. Devo dire, molto divertenti dunque tutti questi pezzi, così come è incredibile che soltanto il giornale, mi sembra, Il Tempo si mette a commentare quella foto ignobile di un ignobile, si può dire ignobile o sono sessista, assessore ai lavori pubblici di Reggio Emilia, che si chiama Valeria Montanari, che fa una foto della Meloni, poi chissà perché della Meloni, a testa in giù, come se fosse Piazzale Loreto. Ma voi vi rendete conto? Cioè, qua stiamo. Scusatemi, parlando di sessismo, ma Spatafora, perché non vai a vedere quella foto lì della tua amichetta?
di Reggio Emilia che prende la Meloni e la mette a testa in giù, e quello come lo consideriamo? Io non lo considero sessismo, lo considero semplicemente una cosa da parte di una donna che è una cretina, perché fare una foto su Instagram è cretina, come quel cretino che insultava sul molo, il cretino del 5 Stelle, cioè non Salvini, un amico di, come si chiama, Spatafora, che insultava Capitana Carola dicendo che augurava di essere violentata da quattro persone di colore. Ecco, metto sullo stesso piano l'assessore del PD di Reggio Emilia. Metto sullo stesso piano quel deficiente lì, ma non penso che questo sia il sessismo. Penso che in Italia ci siano dei cretini, come ci sono sempre stati, e sulla rete sono anche più cretini. Vabbè, sulle questioni delle navi militari che devono cercare di pattugliare il Mediterraneo, aprirei una specie di grande voragine del nostro intelletto, perché voglio capire a che cosa servono. Bello, bellissimo il pezzo di Bricco oggi sul Sole 24 Ore che ci dice come in realtà nel contratto con gli indiani per l'ILVA sia esplicitamente previsto, ho visto il contratto del 18 settembre del 2018 stipulato da questo governo, bene, in quel contratto sia esplicitamente prevista la clausola di salvaguardia rispetto a reati commessi dai precedenti gestori dell'ILVA. E quindi è evidente che quel contratto può essere cancellato se il governo fa questa minchiata di togliere lo scudo fiscale, lo scudo penale nei confronti di Mittal. Deutsche Bank, soltanto Antonelli sulla verità se ne occupa oggi in prima pagina, e bene fa, perché la verità ci racconta, Antonelli ci racconta come non solo ci siano i 18.000 esuberi, non solo vengono cacciati i manager, non solo, a dispetto di quello che ho detto ieri, poi il titolo è crollato in borsa, ma la principale banca tedesca non è sottoposta a quella grandiosa vigilanza a cui rompono le scatole le banchette italiane, nonostante abbia fatto una bad bank, cioè una specie di banca spazzatura, in cui vengono messi 78 miliardi di euro di titoli tossici che potrebbero avere un impatto sui debiti di 288 miliardi di euro. E a noi ci rompevano le scatole sugli NPL, sui crediti, diciamo, non performanti di banche da 3, 4, 5 miliardi. Una sola banca in Germania ha 78 miliardi di titoli spazzatura. A proposito della spazzatura, l'unico ormai a difendere la Raggi è Travaglio, che ci ha spiegato che è tutta colpa di Zingaretti. Molto più serio, secondo me, Vittorio Feltri, che dice: beh, qualche responsabilità più che Zingaretti ce l'hanno forse i governi passati di Roma, che non hanno gestito con intelligenza i rifiuti di Roma dopo che hanno chiuso la discarica di Cerroni. Il punto fondamentale è che il portavoce del Movimento 5 Stelle, lo strillone del Movimento 5 Stelle, Travaglio, continua nella sua difesa della Raggi, che è del tutto indifendibile. Il Messaggero ci fa invece ridere o piangere, se voi preferite, come preferite, perché la beffa dei Netturbini, che hanno un tasso di assenteismo superiore a qualsiasi altra media in Italia, ma che quei pochi che lavorano vengono premiati, sapete perché? Perché lavorano. Quindi chi lavora viene premiato perché lavora, e il resto sono assenteisti che se ne sbattono. Io direi che per oggi è tutto, un grande saluto a tutti quanti voi, sul sito nicolaporro.it e tutti gli altri aggiornamenti della giornata, opinioni e non solo. Ciao!